Il prossimo fine settimana Pescara sarà il capoluogo del Pet Pride 2021, evento organizzato dal manager Claudio Marrastoni con il patrocinio del Comune di Pescara e la compartecipazione economica dell'Assessorato alla tutela del mondo animale, presieduto da Nicoletta Dinisio. Piazza Salotto diventerà un'arca di Noè, tutto pieno di animali, una grande festa. E per sensibilizzare l'amore verso questi animali e per ricordare di non abbandonarli mai. Quindi sarà una grande festa e invito tutti a partecipare perché ci saranno grande divertimento. Sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle 9:30 alle 18:30, Piazza Salotto si riempirà di amici a quattro zampe e non solo, per un evento solidale contro il randagismo e l'abbandono, come ha spiegato anche Paola Giordani, presidente della sezione di Pescara della LEIDA, la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente. Questo è un momento di festa al quale abbiamo dato il patrocinio come LEIDA. È bello che adesso ci sia finalmente un evento di festa dopo tutto il periodo di lockdown che abbiamo sopportato e nel quale siamo stati presenti in collaborazione con il comune per iniziativa della LEIDA nazionale che ha istituito un servizio di accompagnamento dei cani delle famiglie in quarantena. Il comune di Pescara ci ha chiesto la collaborazione e noi l'abbiamo data già dall'autunno 2020. Sfilate, servizi fotografici e tante altre sorprese in 2 giorni, come spiega Claudio Marastoni, organizzatore dell'evento. Ci saranno tutte le unità cinofile dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Protezione Civile, Croce Rossa, dove faranno le loro esibizioni. Poi ci sarà una serie di stand, l'Associazione Nazionale Veterinari, la LEIDA Pet Therapy, poi ci sarà il Pet Model, dove è già 15 giorni che raccogliamo iscrizioni, tutto gratuito, per partecipare. E quello la domenica pomeriggio alle 16 con una giuria presieduta da Tessa Gelisio, ci sarà proprio la passerella del Pet Model. Non ci saranno soltanto amici a quattro zampe. Certo, gli animali da compagnia, diciamo, sono tanti, pappagalli, furetti, tartarughe. Asini, anche perché abbiamo una cosa importante con gli asini per la pet therapy, l'onoterapia per i bambini, così, perciò ci sarà non solo quattro zampe, ma anche altri animali. So già che ci sono diversi iscritti.